Hai un'aria stranamente enigmatica mentre fasci la mia mano con i tuoi magici capelli. Ah! Scusa. Solo non dare in escandescenza. Fiore, dammi ascolto, se risplenderai con i tuoi poteri, tu mi proteggerai con la tua magia, tu mi aiuterai e non dirmi che per me è tardi ormai, è tardi ormai. Niente scandescenze! Scandescenze, tu no, sono solo interessato ai tuoi capelli e ai loro incredibili poteri magici. Da quanto tempo la cosa va così? Da sempre, credo io. Mamma dice che quando ero bambina tutti volevano tagliarli. Li volevano tenere tutti per loro. Ma una volta tagliati, diventano scuri e perdono tutto il loro potere. Un dono come questo va sempre protetto. Per questo mia madre non... Per questo io non sono mai uscita da... Non sei mai uscita da quella torre. E ancora intendi ritornarci? No! Sì! È complicato. Così? Eugene Filzerbert, eh? Ah, sì, beh. Ti risparmio la storia lacrimevole del povero orfano Eugene Filzerbert, diciamo che sarebbe un po' troppo deprimente. C'era un libro. Un libro che ogni sera leggevo ai ragazzi più giovani. Le avventure di Flinnegan Rider. È un audace briccone. Ricco come non mai. E niente male con le signore. Anche non se ne faceva un vanto, naturalmente. Era un ladro anche lui? Ah, beh, no. In realtà aveva abbastanza denaro per fare quello che voleva e andarsene anche dove voleva. E agli occhi di un ragazzo che non aveva niente, non lo so, però sembrava la scelta migliore. Non devi raccontarla a nessuno questa storia, hai capito? Distruggerebbe la mia reputazione. Ah, non sia mai, per carità. Beh, una falsa reputazione è tutto quello che un uomo ha. Allora, credo che adesso dovrei andare a fare un altro po' di legna. Ehi, perché tu lo sappia, il Jerry Fitzherbert ti piace molto di più di Finn Rider. Beh, direi che saresti la prima, ma ti ringrazio.